Noi abbiamo un filone che seguiamo in questo studio. Abbiamo un filone diverso per l'età in cui i pazienti vengono a farsi visitare. Quindi quello che noi vorremmo spiegare a chi ci ascolta è quando noi dobbiamo intervenire e perché dobbiamo intervenire. Quindi vorrei che tu mi parlassi in questi piccoli momenti di cosa fare nella terapia eventualmente intercettiva e poi andiamo a spiegare cosa fare poi nell'accrescimento avvenuto o nell'adulto. Beh, diciamo che chiaramente le linee di trattamento tra il paziente in crescita e le linee di trattamento del paziente adulto sono ovviamente diverse. Nel suo studio noi gestiamo in particolare i pazienti in accrescimento proprio perché lei è un maxillofacciale e quindi vorremmo evitare di farla lavorare troppo. E per questo motivo il nostro obiettivo è proprio quello di studiare un paziente in evoluzione e far sì che quantomeno le sue basi scheletriche arrivino a fine crescita in un rapporto armonico e susseguentemente chiaramente andremo anche a verificare e a migliorare l'aspetto estetico dentale. Cosa diversa invece è quello che capita nell'adulto che ci arriva già a fine crescita e quindi non abbiamo la possibilità di poter muovere le basi scheletriche per armonizzarle e quindi richiede il suo intervento. Quindi in questo caso nel trattamento dell'adulto quello che noi possiamo fare in caso di malocclusioni particolarmente gravi è quello di poter ricreare un'occlusione virtuale che successivamente, nei casi più estremi, con un trattamento chirurgico si possa riposizionare le basi scheletriche in maniera idonea per poter ripristinare in toto la funzione masticatoria e quindi anche un benessere da un punto di vista neuromuscolare. Quindi i due trattamenti sono sostanzialmente diversi. L'ambizione di qualsiasi ortodontista è quello di far sì che a fine del primo tratto di crescita di un paziente, che quindi va diciamo tra i 6 e i 17 anni, abbia quantomeno le basi scheletriche corrette. Quindi per noi l'indagine precoce, il palesare, una malocclusione di natura scheletrica che ha con sé poi anche un affollamento dentale sicuramente, insomma, però avere la possibilità di correggere e di sfruttare la più grande ortodontista che è madre natura per arrivare ad avere appunto le basi scheletriche corrette a fine crescita è la nostra ambizione. Nel caso dell'adulto si ha la possibilità di fare dei compensi. Molte scuole di pensiero hanno protocolli ortodontici che consentono tramite una microchirurgia di poter ripristinare delle discrepanze scheletriche. In molti casi è possibile, in altri non è così fattibile, quindi si richiede un intervento diciamo chirurgico superiore. Quindi le due fasi di trattamento sono sostanzialmente diverse, sarebbe opportuno partire e quindi iniziare ad avere un'idea del paziente in un'età che è considerata come primo picco di crescita, quindi diciamo tra i 6 e gli 8 anni, per poter appunto palesare di che cosa stiamo parlando da un punto di vista ortodontico e avere la possibilità durante il secondo picco di crescita di correggerlo e di rapportare la base scheletrica superiore con quelle inferiori in armonia rispetto al cranio.